Caloroso saluto a tutti, signore e signori. Quest'oggi finalmente si ritorna in campo, si ritorna in scena e lo si fa dopo circa 50 giorni di stop della pausa invernale. A contendersi tre punti al campo sportivo sintetico Foresti di Vado saranno Vadese Sole Luna, Argentana. Gli ospiti, in seguito ai colpi e ai vari innesti di questa sessione di mercato invernale, allo switch in panchina fuori Innocenti dentro Pizzo, cercheranno di agguantare i tre punti per raggiungere quella che è sempre più una fantomatica zona playout, mentre la Vadese Sole Luna cerca proprio di scappare da questa e raggiungere la salvezza diretta. Intanto godiamoci l'ingresso in campo delle due compagini, con la Vadese Sole Luna che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Per la teoria degli opposti, l'argentano lo farà da sinistra verso destra. Vediamo come cambia l'argentana in seguito all'arrivo del nuovo allenatore. Tante indiscrezioni a livello tecnico-tattico, una squadra più attendista, si passa al 3-5-2 con l'intento di contenere l'avversario e di pungere in ripartenza, ma intanto è tutto pronto per il direttore di gara. Si parte! Calcio di punizione per la Vadese, sul punto di battuta troviamo Satalino, pronto a battere. Va fuori per Mannocci, che ha tanto spazio per calciare, prova il mancino! Fiorentini devia lateralmente. Attenzione, la palla giunge sempre a Satalino, che mette al centro Ciro Scarpati! E arriva il gol dopo solo 5 minuti di gioco. Ciro Scarpati porta avanti i suoi alla prima vera azione pericolosa. La Vadese in vantaggio, è 1-0. Ecco Moises, bello il dribbling del giocatore spagnolo ai danni del numero 10 avversario, poi verticalizza in direzione Scaglione che cerca lo scarico, non lo trova e difatti regala la palla a Fabio Betti, che prova a puntare in uno contro uno Avic, cerca lo spazio per accentrarsi, Fabio Betti prova la conclusione in porta, Fiorentini para. Gioco che si sviluppa da destra verso sinistra, con Diarra che serve di Mauro, prova la verticale per Scaglione, bello l'anticipo di Blandamore che si rifugia così in fallo laterale, che batte lo stesso numero 11 dell'argentano a cercare Guehi, che difende il pallone dagli attacchi insistenti di Di Biasi, scarica nuovamente su di Mauro che cerca l'imbucata in mezzo a due, non ci crede Nito e la palla si perde sul fondo. Ennesimo possesso per la squadra di Mister Soldati, con Sasso che va a pescare tra le linee Bratu, che non trova spazio e torna indietro dal numero 8 che larga a sinistra puntualmente dove arriva Betti, tanto spazio per lui, l'argentana sta soffrendo le incursioni da sinistra, mette questo pallone al centro allontanato da Di Mauro e ora la palla giunge a Satalino che va da Mannocci, Di Biasi ancora dentro per Mannocci che ha tanto spazio davanti a lui, intorno ai 25 metri, prova la botta, Fiorentini risponde ancora e ora se la prende con i suoi che li richiama all'attenzione. Calcio di punizione interessante per Renzi, che da 18 metri può cercare la porta e la cerca proprio ora. Il tiro è centrale, facile preda di Pechini. Possesso granata condotto, gestito e sviluppato da Adamin Moises, che tenta questo traversone lunghissimo sul quale però si avventa Di Mauro e raggiunge la sfera, uno sguardo al centro da parte del numero 11, non trova soluzioni, bisogna tornare indietro e lo fa ora grazie anche alla collaborazione di Diarra. Anch'esso cerca un pertugio, uno spazio, un'imbucata, ma non esiste perché la Vadese si chiude veramente bene, quindi bisogna ripartire con Renzi che allarga prontamente a destra sulla fascia per Mor che premia l'inserimento di Guehi che viene anticipato da Cotti che in collaborazione con Betti riparte e poi si affida a questo lancio lungo a cercare Bratu che sbraccia con Moises, brutto il fallo di Bratu che allarga troppo il gomito, arriva l'arbitro, estrae il cartellino giallo, qui è andato bene a Leonard Bratu per cui si poteva aspirare a un cartellino ben diverso. Il controllo di Betti, bravo Mori in anticipo a sradicare il pallone dai piedi, poi proprio il numero 10 cerca di riacquisirne il possesso Manito, prima resiste all'urto e poi verticalizza per Guehi che battaglia con Blandamura e Cotti, fa fuori tutti e due, pettina la palla con la sola, va a destra dove c'è Scaglione, Scaglione in area di rigore, il tiro! La parata di Pechini che blocca facilmente. Punizione per l'argentana, Diarra decide di battere in fretta, mentre l'autore della prima marcatura della giornata decide di non dare la distanza minima sindacabile e cartellino giallo. Si abbassa Diarra che prima riceve la sfera e poi la fila al capitano che a sua volta cerca una soluzione, la trova in Scaglione che tenta il terzo passaggio consecutivo in verticale, la palla si perde tra le braccia del portiere. Ultima azione del primo tempo con Bratu che bacia il pallone mentre Fiorentini dà le ultime disposizioni suoi, pronto il numero 9 a calciare, effettuare il tiro debole, il numero 1 dell'argentana ringrazia.
maturato nel primo tempo, con Di Biasi che cerca il passaggio in diagonale per Bratu che sbaglia l'appoggio, capisce tutto neanche che va a servire Nito, attenzione all'inserimento di Di Mauro, Nito decide di fare tutto da solo, tira, alto, la palla si perde sul fondo. Martino in conduzione, cerca una soluzione, cerca uno sbocco, lo trova ora in Di Mauro che viene dentro al campo, si riappoggia al numero 6 che va in profondità da Nito, parla geniale di Nito che serve Guehi tutto solo, allarga a sinistra per Di Mauro il mancino, si perde sul fondo a un passo dal gol dell'1-1. Azione costruita nuovamente da Martino, il regista della retroguardia Granata che va a servire ora Di Mauro che punta la difesa della Vedese, lo strappo di Di Mauro fino in fondo, cerca il traversone al centro, Nito non ci arriva di un niente, Mor sul secondo palo, poi scaglione, Cristoni forse tocca con una mano, non per il direttore di gara. Primo movimento dalla panchina, mister Raffaele Pizzo sceglie Nicolas Marconi, giocatore argentino arrivato in questa sessione invernale di mercato. Fuori Cristian Scaglione. Io ho fatto fare così. Che allarga il gioco a sinistra dove trova Di Mauro e controlla a seguire con il destro, sgasa l'ex Pontedera che serve ora Marconi, tocca il suo primo pallone dell'incontro e lo tocca bene, fa fuori secco Blandamur, entra in area di rigore Marconi, fino in fondo Marconi ad un passo dalla rete dell'1-1, Nicolas Marconi. Sempre Raffaele Martino con la sua eleganza porta avanti pallone e squadra, c'è dovere esternamente per Di Mauro che si dà uno sguardo attorno, cerca una soluzione che non trova in un primo momento ma solo in un secondo dopo la sovrapposizione di Diarra che va in verticale da Marconi, anticipato questa volta da Di Biasi, ma la palla torna nuovamente in possesso del numero 6 dell'Argentana che va ora da Renzi. Renzi fa fuori un avversario, ne fa fuori due, parte in progressione Renzi cost to cost nel numero 4 che si va a prendere una punizione da posizione interessante, da una mattonella importante. Tutto pronto per l'esecuzione del calcio di punizione, Renzi si appresta alla battuta, il tocco morbido sotto a trovare l'inserimento di Nito, Nito! Sul fondo guadagna Metri Martino che poi decide di andare in profondità da Nito, il numero 7 controlla la sfera, cerca di giocarla per Guehi, intercettata da Blandamura, ancora Nito! La risposta di Pechini e la palla rimane lì per il numero 10 che l'arpiona, la controlla e la scarica a rimorchio per Di Mauro che la gioca dentro ma non trova nessuno. Nicolas Marconi dialoga con Nito che va di prima a servire Renzi, a sua volta allarga molto bene sulla fascia dove arriva il puntuale Guehi. Cerca una soluzione, la trova ora in Di Mauro, controllo con la sua ala, finta, sposta la palla sul destro, il cross al centro, Cristoni allontana ancora una volta. Stanno cominciando ad acquisire un peso specifico importante le azioni generate dall'Argentana, ma seguiamo ora Di Arra, dietro per Di Mauro, uno sguardo al centro, il cross per Marconi, in anticipo Pechini, ancora provvidenziale. Betti, lo scarico dietro per Cotti che ricerca la profondità, trova l'anticipo di Avic che dà origine a un pallone interessante per Sassu, ne approfitta il numero 8 che accelera da Gasse, 3 contro 3, allarga ora sulla destra dove c'è un compagno libero, Di Mauro il 1 contro 1, devia in calcio d'angolo. Numero 80, il capitano Renzi dà uno sguardo al centro e si appresta a battere questo calcio d'angolo, a cercare la testa di qualcuno, la trova in Guehi che non c'entra lo specchio della porta. Diarra, lo scarico dietro per Martino che gioca in avanti in direzione di Mauro, dunque Guehi, uno sguardo attorno, va a pescare Marconi, la gioca al limite per Renzi, Pechini, la risposta sul sinistro secco del capitano. Secondo calcio d'angolo nel giro di pochi minuti, sempre Renzi alla battuta, uno sguardo al centro, il cross dentro a pescare Zinic, poi la palla rimane lì, Di Biasi addosso praticamente a Guehi, palla sul fondo. Diarra, elegante, un giro su se stesso, poi va a pescare con l'esterno del piede destro Di Mauro che sprinta ancora, ne ha ancora, ma poi dopo si rende conto che solo cerca una soluzione e la trova, guadagnandosi un fallo laterale. Pallone che si impenna, Tonelli non controlla, può ripartire Di Mauro in velocità che viene abbattuto proprio da Gioele Tonelli che interrompe l'azione di ripartenza, si va a prendere il suo primo cartellino giallo, il quarto del match.
Badese sulle luna che cerca di gestire il pallone dell'incontro in questi minuti finali, ma la trama di gioco dei ragazzi di Mister Soldati non è proficua anche in queste circostanze. Così Di Mauro recupera il ripiegamento difensivo alla sfera e l'appoggia in direzione di Diarra. Parte il numero 8 che fa fuori un avversario, cerca una soluzione che non c'è e allora decide di farne fuori un altro, incontenibile Diarra, che viene battuto ora ma si prosegue per la norma del vantaggio. Il pallone giunge a Renzi che va a destra ad Amor, uno sguardo davanti a sé, ma non trova opzioni, bisogna tornare indietro, lo fa ora appoggiandosi sul capitano che si districa in mezzo al traffico e cerca una soluzione trovandola in Moises, il cross dello spagnolo, a cercare la testa di Guehi che non arriva, ma ci arriva Martino dalla parte opposta. Il 6 sfida il 17 avversario, finta su di lui, controfinta su di lui, il pallone è messo morbido al centro, Nicola Marconi al minuto numero 91 arriva il gol dell'argentino, un gol tutto sudamericano su una giocata da sudamericano, quella di Raffaele Martino. Punteggio in parità, è 1-1. Cotti gioca in avanti cercando la sovrapposizione di un compagno che non arriva, arriva invece puntuale l'intervento di Mor che cede la sfera a Marconi, ma torna Cotti di prepotenza, forse con un fallo, e si riappropria del pallone giocandolo poi per Sassu che ha una prateria davanti a sé, prova a sprintare il numero 8 con le ultime energie, argentana messa male, Sassu torna a sinistra da Cotti, lo stop del numero 3 che è tutto solo, attenzione Cotti al 92esimo minuto, meno di 60 secondi è durata la gioia granata. Diego Cotti porta nuovamente avanti i suoi al primo tiro in porta in questa seconda frazione, la Badese non perdona. Dunque, 3 minuti allo scadere del match ed è 2-1. Ancora Renzi in conduzione del pallone, lo fida a Zinic che cerca una soluzione davanti a lui, non la trova, la trova però esternamente in Mor, finta su Sassu, poi va a pescare tra le linee Guihi che scarica ancora per il numero 15 croato, che allarga tutto, dove c'è Di Mauro, ottimo l'aggancio del numero 11, va indietro da Martino, finta di Martino, punta a un altro uomo, finta anche su Di Biasi, poi il cross al centro, deviato, sarà calcio d'angolo. Ennesimo duello aereo vinto da Adic, il pallone finisce tra i piedi di Martino che verticalizza immediatamente per Diarra, numero di Diarra su Di Biasi, ora punta centralmente la difesa della Badese il numero 8 che cerca l'imbucata per Marconi, ma il pallone non giunge al termine, forse un tocco con la mano di Cristoni non ravvisato dal direttore di gara, e il match così si chiude sul punteggio di 2-1 Badese. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the back is over.